Ok, partiamo con questo webinar dedicato a Social Search ed il P1 di Google. È il primo webinar che abbiamo realizzato quest'anno. Chi è iscritto all'area top potrà partecipare il 28 giugno al webinar successivo, che in pratica faremo domande e risposte generali, sia su siti vostri che dei vostri clienti, oppure un approfondimento sempre su questo webinar qui. 2 volte al mese, a partire da, quindi da ora, ci saranno per gli iscritti all'area top 2 webinar con me, su qualsiasi dubbio possa capitare su argomenti nuovi di Google o sul marketing o sui vostri clienti o i vostri siti. 2 informazioni aggiuntive. Gli eventi GT, siamo partiti con il primo GT Study che si darà a Mesagna in Puglia il 2 e 3 luglio, e nelle prossime settimane vi daremo il calendario completo di tutti gli altri GT Study Days. In totale quest'anno dovremmo fare 9 eventi, compreso il convegno. L'anno scorso ne abbiamo fatti 11. Abbiamo tolto 2-3 tappe così un po' sperdute e aggiungeremo delle città più grosse. Un'altra notizia invece. Per quanto riguarda il Master Club, partiremo con il GT Study di Mesagna e rilanceremo il progetto. Vi ricordo che l'hashtag ufficiale di questo webinar è WebinarGT. Bene, possiamo partire. Allora, di cosa vi parlerò io oggi durante questo webinar? Farò in pratica una panoramica di quello che è Social Search ed il P1 di Google per capire l'effettiva potenzialità di questo strumento, quindi che cos'è, come funziona la sua storia, un esempio pratico, come funziona l'algoritmo, l'impatto che ha il P1 su Social Search, il futuro, quello che prevedo che insomma, Google applicherà a tutta Social Search, alcuni brevetti per farvi capire a che livello sono nelle relazioni interpersonali gli algoritmi di Google, consigli pratici da inserire nei vostri siti e in quelli dei clienti, se è possibile venderla e come, e poi alcune risorse aggiuntive che vi ho inserito. Allora, chiudo un attimo qui il controllo, così. Perfetto. Allora, Social Search, quando Google l'ha lanciata, in modo ufficiale era la ricerca in pratica dai contenuti generati dai propri amici, quindi tutte le persone collegate a noi all'interno dei social network che pubblicano un contenuto, lo condividono, noi lo possiamo ricevere quando facciamo una ricerca su Google. Il funzionamento è semplice, ogni account che in pratica è presente su Google ha un proprio social circle, cioè ha un proprio database di amici che viene alimentato costantemente e ora lo vedremo. E quando questi amici condividono in pratica un contenuto, scrivono qualcosa nei loro articoli dei blog, questo contenuto viene messo da Google nelle prime posizioni rispetto, diciamo, ad altri. E a tutti gli effetti, come si può intuire, un database di URL in cui Google pesca per noi, come se noi avessimo due database diversi. Uno è Google normale, l'altro è quello creato dai contenuti dei nostri amici. Come si crea questo social circle? Poi ve lo mostro per capire nel dettaglio quello che stiamo effettuando. Allora, il social circle comprende tutte le persone che noi seguiamo nei social che abbiamo indicato nel Google Profile, tutte le persone con cui abbiamo chattato su Gtalk e tutti i nostri contatti all'interno di Google Reader. Quindi tutte queste persone che noi interagiamo fanno parte del nostro social circle. Questo social circle ha 2 livelli. Il primo, che è quello più importante, diciamo, che comprende gli utenti che noi seguiamo, quindi ha un primo livello. Il secondo invece è creato da tutte le persone seguite dalle persone che noi seguiamo, quindi ha questo doppio livello, chiamiamolo di amicizia, tra virgolette, di relazione, dove il primo è quello più importante, quindi Google
va a pescare in modo più rilevante i contenuti del primo livello, poi utilizza il secondo livello. Ovviamente nel futuro Google espanderà queste fonti e non è esclusa l'ipotesi di ulteriori livelli che poi insomma vi mostrerò. Per farvi capire a che punto siamo, vi mostro il mio social circle. Allora, vi è arrivata l'immagine? Mi date un feedback in chat? Ok, perfetto. Allora, queste sono le connessioni sociali in pratica, il mio social circle. E potete vedere qui alcuni dati, alcuni numeri. Mi dice che le connessioni dirette, in pratica sono le prime due voci, sono tutte connessioni dirette. La prima ne ho 188, la seconda 1396. Mentre le connessioni secondarie sono 7000. In pratica sono circa 8500 utenti, persone, account, eccetera, eccetera, che una volta che io condivido qualcosa all'interno dei social network, loro la ricevono nelle posizioni rilevanti su Google. Quindi se io condivido un articolo che parla di Twitter e queste 8500 persone cercano su Google qualcosa relativo a Twitter, molto probabilmente il mio articolo, quello che ho condiviso, che non è ovviamente per forza qualcosa di mio, ma anche qualcosa di altri, può spuntare in queste ricerche. Le slide, appena finisco l'intervento, ve le invio, tutti i link sono cliccabili, così potete andare a verificare tutti gli URL. Questo vi aiuta in Social Circle a capire il livello, insomma, in cui Google è arrivato. Potete andare a verificare connessione per connessione da dove proviene il contatto e i siti che sono interconnessi. Potete inoltre cliccare su social content, che però è molto più banale, vi dice solo i link che voi avete inserito nel Google Profile, niente di che. Il primo è molto più interessante come URL. Quindi attraverso il social circle voi vi potete fare un'idea di quello che è, insomma, che è il vostro potenziale. Tenete in considerazione che chi è connesso direttamente con me, ad esempio su Twitter, è ovvio che il suo social circle sia molto più, sia espanso, perché prende anche i miei contatti, magari come contatti secondari. Quindi quando due account in pratica vengono collegati, è come se condividessero un po' il social circle. Quindi diciamo che dai dati che avete visto, attualmente sono pochi, cioè 8500 persone sono realmente poche. Perché questo? Io sono seguito su Twitter da 6300 persone. È ovvio che non tutte hanno un profilo di Google. Quindi cosa succede? Che tutti gli account che io ho indicato, Google va a prendere tutti gli utenti che io seguo e che mi seguono e verifica quelli che hanno un Google Profile per poi andarli a inserire nel social circle. Quindi il numero delle persone presenti nel social circle non corrisponde a tutti quelli che ci seguono, ovviamente, ma corrisponde a tutti quelli che ci seguono che hanno un Google Profile. Poi vedremo in futuro cosa potrebbe accadere. È ovvio che se Google diventa proprietario di Twitter, nel giro di pochi giorni quegli 8.500 diventano 85.000, perché automaticamente tutti quanti avrebbero un profilo su Google. Per farvi capire invece come funziona il social circle, vi mostro un attimo Social Graph, le API, per rendervi conto come Google mette in relazione i vostri account con i contenuti, con gli URL. Allora, questo è il funzionamento Social Graph, che ora ve lo spiego. Qui a sinistra trovate due tool, chi mi segue da tanto li conosce. Il primo è il più interessante. È, dato un URL, lui individua la persona che è proprietaria di questo URL e va a trovare tutte le possibili connessioni. Quindi io ho messo il mio account di Twitter qua.
Mi dice sì, i siti con i quali sono connesso direttamente, ma quello più interessante che vi voglio mostrare è questo: possibili connessioni. Ora, ovviamente non le mette tutte, ne mette una X, una percentuale che è molto bassa, però vi posso dire che da quando Andrea Pernici ha messo sul SEO blog e su tutti i nostri blog il rel autor che è uscito su schema.org, in pratica ha dato la possibilità e ha indicato Google che sono l'autore di tutti gli articoli, sono spuntati in tutte le possibili connessioni tutti gli articoli che io ho scritto tempo fa nel blog, anche quelli vecchi. Quindi questo è un dettaglio che approfondiremo più avanti. Sta diventando sempre più importante la connessione del Google Profile con quello che realmente scriviamo in rete come autori di contenuti. Questo è un punto che vi toccherò più avanti. L'altro tool interessante che voi trovate sempre nel Social Graph vi mostra le persone, quindi non più gli URL, le persone con le quali siete connesse, ad esempio tramite Twitter vi mostra tutto l'elenco di persone che voi avete tra i contatti e sono tantissimi. Quindi questi due tool che io vi ho mostrato vi possono aiutare per farvi, insomma, un'idea di quello che Google a di voi, di quello che postate e insomma dei vostri amici che siete collegati. Come fa Google a individuare queste fonti? È molto semplice, utilizza ad esempio il tag Realme. Ora vi mostro velocemente. In pratica, per farvi un esempio pratico di quello che fa, c'è un'immagine che è ovviamente è vecchia. Per farvi capire di come molti account, molte persone si registrano ad esempio in social network con nomi diversi, ma con la stessa email, ad esempio. Google è in grado di, ovviamente, di accorpare e suggerire ai propri amici che il proprio collegamento su Twitter, il proprio account che segui su Twitter, ha un account con un nome diverso in un altro social. Piccolo esempio, Brad su Twitter ha linkato con Realme la sua home page, perché potete farlo nel proprio account di Twitter quando mettete il vostro sito web. Dal sito web parte un link sempre con Realme al Live Journal e sul Live Journal Brad, che ha un altro nome, è collegato direttamente con Jane, sempre col tag, insomma, tra le connessioni di questo social network. In pratica, quando va a cercare, quando Google, poi vi mostro un tool alla fine interessante, quando Google vi dice cerca un amico, a Brad gli dice guarda che c'è Jane, che tu sei collegata sul Live Journal, ce l'hai collegata sul Live Journal, te la segnalo perché questo è il suo account di Twitter. Quindi Google è in grado di andare a interlacciare le relazioni che nascono nei vari social network. Quindi, in definitiva, Social Search prende siti web, blog, profili pubblici e quant'altro che sono linkati dai profili, insomma, di tutti i nostri amici. Contenuti, anche l'aggiornamento di stato, tweet, viene tutto analizzato e anche ovviamente gli articoli rilevanti che noi poi andiamo a inserire su Google Reader, con cui condividiamo e con cui ci arrivano all'interno di Google Reader. Mi sentite? Perché? Sì. Sentono tutti. Perfetto, grazie. Comunque è tutto registrato, quindi stasera o domani riceverete il video registrato con le slide e potete rivederlo quante volte volete e potete anche ovviamente scaricarlo. Vi faccio ora la mini storia di quello che è stato Social Search. Quindi finora abbiamo parlato del Social Circle, di come viene costruito, queste sono informazioni abbastanza conosciute. Ora vi mostro la mini storia di quello che è stato Social Search da quando è nato. Allora, Social Search è nata nell'ottobre del 2009. Google l'ha lanciata così un po' nascosta e dopo pochi mesi, dopo a dicembre, con Francesco Tinti noi abbiamo fatto un intervento al Convegno GT spiegando come funziona, che è un po' più o meno quello che finora vi ho detto. E poi io l'ho seguita
molto da vicino perché mi interessava e mi piace parecchio come argomento, e quindi ho seguito tutto quello che erano le piccole migliorie che hanno apportato. E durante l'ultimo convegno avevo indicato appunto che quest'anno sarebbe stato l'anno di social search, perché altrimenti l'avrebbero chiusa, perché era un po' troppo fermo come progetto. Ci stavano lavorando, ma ancora non avevano portato nessuna novità. E in effetti a gennaio del 2011 Sergey Brin ha dichiarato che quello che noi vedevamo di social search era l'1% di quello che volevano realizzare. Un mese dopo è uscita la modifica che ora vi mostro, che l'ha resa importante, che vi mostrerò ora tramite le immagini, e proprio pochi giorni fa social search è stata espansa a tutte le persone di Google, cioè anche a chi non è loggato. Ora vi mostro come. Quindi ottobre 2009, vi faccio la cronistoria anche in immagini così capiamo di cosa parliamo. Ottobre 2009, social search finiva in fondo alle SERP di Google con un box, come se fosse qualcosa, insomma, a parte, staccata dalle SERP classiche. La cosa bella è che ora purtroppo non c'è più, spero che la reinseriscono, era la possibilità di sapere, data una parola chiave, in questo caso convegno GT, quali erano le persone che avevano condiviso i contenuti sul convegno GT. E ancora meglio, si poteva entrare nel singolo profilo e vedere del singolo profilo quello che l'utente aveva scritto. Ora non è più così, speriamo che reinseriscono questa funzione. Questa è stata la grande novità che ora vediamo tutti. In pratica, non più il box classico in basso, ma direttamente nelle SERP, tanto che non si capisce qual è il risultato naturale o meno. Come potete vedere, compare la piccola immaginetta e dice Andrea Pernici ha fatto più uno su questa pagina, oppure l'account del convegno GT ha condiviso questo link. E quindi, insomma, questa è la grande novità. Attenzione, io qui sono loggato, ovviamente. Sono loggato, mi mostra le persone mie, quindi i miei amici, quelli che sono connesso, che cosa hanno condiviso. Ma la grande novità arriva da questa. Qui non sono loggato, l'ha postata Search Engine Land poco tempo fa, e in pratica stanno per inserire l'indicazione del più uno pubblica per chiunque, senza bisogno di essere loggati su Google. Poi vi parlerò dell'influenza del ranking. Sicuramente gli stanno dando una grandissima visibilità. O ancora non la vedete perché probabilmente, ovviamente su google.it non la vedete. Sul com qualcuno sta iniziando a vederla, stanno facendo dei test. Però questa è per tutti, cioè 3.800 persone hanno messo più uno su Google, non è personalizzata, è di tutti gli utenti, chiunque fa una ricerca su Google. E ovviamente gli daranno una grande visibilità. Su google.it invece, se voi cliccate in basso, non qui ovviamente, qui in basso quando vi dice più strumenti, c'è la voce sociale. Cioè è possibile su google.it, una volta effettuata una ricerca, andare solo nel motore di ricerca social search. Ovviamente la spinta più grande che Google potrebbe dare a questo progetto è inserirla direttamente qui. Quando qui ci sarà social, allo stesso livello delle immagini, video, shopping, eccetera, eccetera, quella sarà, diciamo, proprio la dichiarazione ufficiale che ci stanno puntando tantissimo. E io ci credo tanto in questo motore di ricerca verticale, e credo che sarà il futuro, e spero che la inseriscono, insomma, a breve insieme agli altri motori di ricerca. Quindi è un motore di ricerca verticale, non si sa quanto potrebbe diventare importante nei prossimi anni, quanto Maps o quanto News. Questa ovviamente, se poi decidono di abbandonare il progetto, insomma, non lo possiamo sapere, anche se delle dichiarazioni loro ci credono tantissimo. E le logiche SEO in social search sono molto interessanti da analizzare, perché secondo il mio parere, e anche secondo dichiarazioni ufficiali, influenzeranno direttamente il ranking. Ora, per farvi un esempio pratico della potenzialità di questo strumento, facciolo finta di avere un caso pratico e vi porto alcuni dati, così per capire un attimo fino a che punto si può arrivare con social search. E ovviamente io estremizzo un po', facciamo finta che Google si compra Twitter.
perché può essere, insomma, un'opzione abbastanza, cioè, secondo me è abbastanza probabile, anche perché con direttamente l'accesso agli account di Twitter, Social Search verrebbe espansa davvero di 10 volte quante ora. Per farvi un esempio pratico, facciamo finta che io scrivo un articolo sul SEO e lo pubblico su Twitter. Quindi, a loro volta, tutte le persone che sono collegate a me ricevono questo articolo. Se pensate ad avere, non lo so, 10.000 follower su Twitter e pensare a tutte le loro connessioni secondarie, cioè tutte le persone che poi seguono queste 10.000 persone, facendo un po' di conti, si può capire che con un articolo, con solo un tweet presente in un account importante, si può davvero arrivare a decine di migliaia di persone che potenzialmente possono vedere questo articolo quando cercano ovviamente le chiavi correlate. E giusto 10 minuti fa stavo provando, prima di partire col webinar, a cercare qualcosa sulla lingua inglese e ad esempio mi sono dovuto sloggare perché non riuscivo a trovare informazioni rilevanti perché tutto era influenzato da social search, tutto il mio social circle, quindi mi apparivano continuamente articoli di utenti con chiavi molto competitive. Cioè in pratica si salta completamente quello che è il posizionamento nei motori di ricerca classico, quello naturale, e anche per chiavi molto molto competitive si può apparire facilmente nelle prime posizioni. Ora, se prendete il network che è vicino a me, diciamo, tutte le persone che sono collegate, perché ovviamente facendo marketing, sono collegate direttamente a me su Twitter e si analizza il mio social circle, quindi 8.500 persone, tutti quelli che sono collegati direttamente a me avranno dei numeri, non dico vicini, però il migliaio lo passano tutti, quindi immaginatevi che potenzialità che può avere uno strumento del genere quando Google deciderà di puntarci e magari di comprare Twitter o deciderà magari di fare un accordo commerciale per avere le informazioni degli utenti. Più si espande quindi il social circle, meglio è perché si va ad espandere tutte le potenzialità che noi possiamo avere, tutto, insomma, tutto il traffico che noi possiamo andare a generare direttamente da questo motore di ricerca verticale. Tralasciando quello che può arrivare da Twitter, quello che può arrivare dal real time, da tutti gli altri canali in cui finisce un articolo una volta che è pubblicato su Twitter. Qui stiamo parlando solo in pratica delle SERP di Google, quindi stiamo parlando in pratica solo di google.it. Questo è, diciamo, quello che vedo. Il funzionamento degli algoritmi attualmente è semplice. In pratica, oltre a ovviamente andare a contare i vari livelli, quindi primo e secondo livello, è ovvio che il primo livello è più importante, quindi se io pubblico un articolo sul SEO, per fare un esempio, se sono nel vostro primo livello, sicuramente all'80% sarò prima di altri utenti che sono nel secondo livello, quindi avere le connessioni dirette è importantissimo. Poi c'è ovviamente il numero delle persone che quello stesso articolo l'hanno condiviso sempre all'interno di social search e la quantità, la link popularity che l'articolo riceve. Ora, non dobbiamo mai dimenticarci che gli algoritmi di Google sono sempre basati sulla qualità. Quindi anche in questo caso Google ha tutta una serie di punteggi su i singoli account ed è ovvio che se un account XY molto conosciuto condivide un link ha un valore diverso di un account con poco valore, poca qualità, diciamo. E l'algoritmo di Google per identificare la qualità di un account, ad esempio di Twitter, perché poi Google ha i suoi algoritmi per ogni social network. Quindi per fare un esempio, siccome Twitter attualmente è quello più utilizzato, l'algoritmo che va a definire la qualità di un account
è molto interessante, non è banale. Non va ad analizzare, da dichiarazioni ufficiali anche dell'ingegnere che ha ideato questo algoritmo e che tuttora segue il progetto, ha sempre dichiarato esplicitamente: guardate che noi di quante persone vi seguono non ce ne frega niente, ma andiamo ad analizzare cosa fanno dopo che voi postate qualcosa. Quindi, parola chiave, parola d'ordine principale di tutto questo è interazione. È vero, Google analizza alcuni fattori quantitativi, però poi si basa sempre sulla qualità. Quindi è importante avere persone che ci seguono di qualità. È inutile comprare followers, comprare fans, eccetera, eccetera. Non ha alcun valore. Anzi, è controproducente perché nel calcolo medio della qualità delle persone che ci seguono ci abbassa tutta la media. Quindi meglio avere 100 persone realmente interessate al nostro account di Twitter, che non averne 1.000 che abbiamo preso perché dovevamo scambiare un favore, perché dovevamo o le abbiamo comprate, eccetera, eccetera. Poi sono molto importanti quindi le interazioni, le citazioni che le persone vi fanno, i preferiti, i retweet e l'inserimento nelle liste. Quello che fa Google è incrociare tutti questi dati e una volta che trova le persone che interagiscono con voi, fa la qualità media di queste persone per verificare quanto il vostro account è in trust. No, in trust è un termine che ho messo io così, non so in realtà come viene identificato. Ed è ovvio che se una persona molto autorevole vi segue su Twitter, vi passa un po' di questa autorevolezza. Quindi essere seguiti e seguire persone importanti è un fattore determinante. E poi per quanto riguarda i filtri di spam è facilissimo perché di algoritmi Google ne ha tanti, ma basta pensare a quegli account che seguono tantissime persone, vengono seguiti, scusate, da migliaia di persone e poi sono inseriti in due o tre liste per verificare che sia un account un po' fasullo. Se poi quando questi account importanti non interagiscono, nessuno cita o fa retweet, eccetera, eccetera, è molto probabile che insomma, sia uno spammer o abbia creato dei sistemi artificiosi per insomma, aver aumentato i followers su Twitter. Google queste informazioni e questo algoritmo sulla qualità ce l'ha da 2 anni, quindi immaginatevi ora il livello di qualità che Google è riuscito ad avere dai dati di Twitter, perché tutti le informazioni che Google riesce ad avere, le immagazzina, cioè ha un suo database dove le immagazzina, a differenza di altri motori di ricerca che analizzano live i risultati di Twitter. Invece Google ha un proprio database, un proprio storico di tutto quello che è l'account e quindi oggi si ritrova con dei dati davvero molto preziosi. E secondo me, dovesse arrivare a fare o un accordo commerciale più forte o proprio a comprare Twitter, vedremmo social search dappertutto. Quello che sicuramente succederà nei vari livelli, io prevedo un livello superiore a questi due nel nostro social circle, cioè li ho chiamato gli amici più amici degli altri, le relazioni più forti, quelli con cui noi interagiamo più spesso. È ovvio che se ho 1.000 persone che mi seguono, mi interessano magari i contenuti di quelle con cui davvero sono in contatto e interagisco costantemente. Quindi probabilmente in futuro Google inserirà un altro livello di questo tipo. È ovvio da questo che il suggerimento è quello di dare nel Google Profile solo gli account che noi gestiamo veramente bene. Perché per ogni account Google va a riconoscere la qualità degli account, vi va una media e quel Google Profile ha una qualità X. Quindi non andate a inserire account che non gestite solo per aumentare il numero di persone che vi seguono o gli articoli che date a Google, perché può diventare controproducente. Quello su cui bisogna fare attenzione, bisogna porre un attimo, dobbiamo cercare di approfondire meglio, è secondo me la rivoluzione che noi stiamo vedendo. Primo, il motore di ricerca verticale spunterà prima o poi a livello degli altri, news, eccetera, eccetera. Secondo, il
Google più 1 che ora andiamo a verificare, vedremo anche che impatto ha. Però prima di arrivare al Google più 1 e stordirvi ancora con tutte, insomma, con quello che è social search del più 1, mi fermo un attimo per capire se qualcosa non è chiaro, se avete domande, per quello che, insomma, per quello che ora ho detto, perché ovviamente a fine webinar, e io mi fermerò altre volte, così insomma andiamo avanti. A fine webinar potete farmi le domande su tutto il webinar. Ora mi potete fare domande in chat su insomma questo che ho detto finora. Un attimo che mi riapro. Ok. Potete scrivermi direttamente la domanda in chat. Vediamo se riesco ad aprire. Un attimo, eh. Ok. Sì, scrivetemi la domanda in chat, poi vediamo se riusciamo a collegarci con l'audio a fine webinar. Allora, Massimiliano mi chiede che in pratica nel suo social circle non vede amici di Facebook. Dipende dal fatto che su Facebook ho impostato la privacy massima? Sì, perché Google con Facebook non ha un ottimo rapporto. Quindi le informazioni che Google prende da Facebook sono pochissime. Ora ti mostro il mio perché io non ho impostazioni di privacy particolari. Così. Tu hai messo le impostazioni ovviamente al massimo. Se insomma le apri un po' dovresti vederne. Ora vediamo se è confermata questa cosa. Sì, esatto. Ad esempio, questo account viene dalle chat, penso, così c'è scritto, e tra tutti i contenuti che ci sono, lui mi ha riconosciuto anche Facebook. Viene condiviso anche Facebook. Ora vediamo se... Sì. Mi riesce a prendere il profilo che l'utente ha su Facebook, quindi l'ha connesso. Non so se sono stato chiaro, Massimo. Ok, perfetto. Figurati. Le domande, ovviamente, ora io ne risponderò a 3 o 4, poi tenetevele perché a fine webinar ve le faccio fare quasi tutte. Allora, mi chiede Marco se il social search non potrebbe essere controproducente per il lavoro del SEO, quello diciamo puro, visto che usciranno sempre nei primi risultati appartenenti post di amici eccetera eccetera. No, perché in teoria questa è una insomma una si fa insieme insomma. Io non ho mai visto trattare il posizionamento del motore di ricerca staccato da quelle che sono le attività social, quindi l'abbiamo sempre fatto da sempre. Quindi controproducente per chi fa il lavoro del SEO, no, il SEO deve sapere come usare i social network e ottimizzarli e dare le giuste indicazioni per fare in modo che i contenuti che sta ottimizzando poi vanno a finire dentro social search. Quindi per me è un vantaggio in più che noi abbiamo. Di solito tutte le cose che sono nate negli ultimi anni quando abbiamo sentito spesso dire che è controproducente, io ho visto sempre un'opportunità. Per me è una grande opportunità questa di ampliare i propri servizi e di offrire un servizio migliore sempre ai clienti o per i nostri utenti o per i nostri siti. Vediamo, ok, Fabio, pensi che solo Twitter possa temere l'acquisizione di Google? In questo settore secondo me sì, nel senso che dei grossi assolutamente sì, perché... se andiamo a prendere gli altri sono quasi inutili per Google, cioè c'è Facebook ma è talmente tanto grande che non si capisce chi dei due possa mangiare l'altro, quindi ovviamente nessuno dei due, però Facebook è talmente tanto grande che è impensabile fare una cosa di questo tipo. Quindi secondo me sì, se Google incomincia
insomma, fare ad acquistare qualcuno sicuramente sarà Twitter. Ok. I risultati della social search influenzeranno quelli tradizionali? Lo vedremo tra poco. Sì, anche Luca fa la stessa domanda. Allora, Deborah invece mi chiede: il tuo Google Profile prende il tuo tweet e fa diventare un link da follow, mentre quelli di altre persone molto autorevoli non succede. Cosa hai fatto? Non lo so. Nel senso che non ho utilizzato trucchi particolari, però non lo so, io sono verificato su Google da quando Google ha lanciato i profile, e quindi non ti saprei dire per quale motivo fa questo. Di sicuro bisogna stare attenti a cosa si intende per autorevole. Ci sono tantissimi account di Twitter che vengono considerati autorevoli, ma in realtà o hanno comprato i followers o non interagiscono, e quindi quando scrivono, anche se sono autorevoli, non vengono assolutamente considerati. Quindi questo forse è il motivo per cui a me passa. Io non lo so. Non l'ho analizzata nel dettaglio, insomma, come non sono andato a verificare questa cosa, però probabilmente conta molto l'interazione su Twitter, conta molto la qualità dell'account. Bisogna, una volta che tu hai portato il tuo account a un buon livello, a quel punto lì ti scatta la possibilità di essere considerato. Poi io ho un'interazione con molti strumenti di Google e molti social network, quindi non lo so se mi considera autorevole perché riesco ad ottenere, diciamo così, un trust elevato su molti social, quindi non sono autorevole solo su Twitter. O non sono autorevole solo su, non lo so, su YouTube, eccetera, eccetera. Quindi anche la qualità media dell'account è abbastanza alta, quindi bisogna verificare anche tutte le altre, insomma, tutte le altre, gli altri fattori qualitativi che un account ha, non solo Twitter, perché nel Google Profile io ne ho inseriti un po'. Ed è ovvio che mi fa la qualità media e vede che Giorgio Tave sul blog ha X iscritti, su Twitter ha un buon account, su YouTube viene seguito, quindi è più una questione forse legata all'autorevolezza generale che non a quella singola di Twitter. Comunque anche l'account che mi avevi indicato alcune volte. Quando avevamo fatto i test con Francesco, anche il suo account, quando abbiamo fatto il primo test, riusciva a ottenere insomma, a far posizionare con un tweet un singolo articolo. Dipende molto. Io quando lavoro sulla social search, lavoro su tutti gli account, non solo su Twitter. Cerco di fare un progetto su Twitter, su YouTube, eccetera, eccetera, in modo da creare quell'autorevolezza su tutti i canali, non solo su uno. Francesca chiede se l'inclusione di social search non fa tanto rumore, non sarebbe meglio se questi risultati fossero filtrati. Beh, tutte le cose di Google fanno un po' rumore, quindi se guardi le mappe, cercando chiavi non regionali escono le mappe, quindi questa è sicuramente una fase in cui Google sta cercando di fare dei test. Poi sicuramente metterà dei filtri e speriamo un giorno metta il pulsante turn off tutto, perché così si ritorna al vecchio Google classico per chi vuole, come me, non essere, insomma, disturbato. Ok. Se vi segnate tutte le altre domande, perché sono davvero tante, io vado avanti e a fine webinar passiamo anche all'audio, così
così vi potete fare delle domande anche via audio e vi faccio parlare, vi faccio fare le domande che più volete. Allora, ricordatevi sempre che chi è nell'area top potrà fare il 28, possiamo approfondire questi argomenti. Allora, quindi abbiamo visto social search come funziona, abbiamo visto il social circle, ora vediamo il più uno, il bottone di Google prima inserito solo nelle SERP, ora in tutti i siti è possibile inserire questo pulsante. Qual è l'impatto che diciamo, il bottone di Google può avere in tutto il mercato globale? Perché si tratta, secondo me, di una, insomma, di una rivoluzione abbastanza forte rispetto agli altri, insomma, rispetto alle altre mosse che Google ha fatto finora dedicate ai social network. Allora, di sicuro andrà ad aumentare il database di URL che gli utenti condividono, quindi tutto il nostro database personale verrà aumentato da tutte quelle che sono gli URL che gli utenti condividono. Quindi non farà altro che aumentare questo database personale. Però, collocandosi sia alla stessa altezza oggi dei bottoni di Facebook, Twitter, eccetera, eccetera, che sono sui siti, sia nelle SERP ai non loggati, otterrà una grande visibilità nel mercato. Questo è chiaro ed è palese. È ovvio che nelle SERP, quando gli utenti cercheranno qualcosa da non loggati e vedranno che è un sito a X più 1, saranno più incentivati a cliccare, quindi un impatto diretto sul click-through quando le persone visualizzano questi siti. E bisogna fare un po' attenzione perché con un'enorme visibilità nel mercato Google, e ora lo vedremo qual è l'ipotesi, potrebbe avere così tanti dati da permettersi di fare delle mosse un po' azzardate. Secondo me non è escluso che questo più uno riesca a influenzare anche gli sviluppatori, perché ormai ci sono talmente tanti pulsanti che sta diventando come una volta erano i social bookmarking, che era pieno di social bookmarking, poi li abbiamo tolti quasi tutti, perché ognuno poi se ne metteva nei browser, ed è molto probabile che anche i browser più famosi integrino direttamente i pulsanti sociali all'interno dei vari browser, insomma. Però l'impatto forte che il più uno può avere è se moltissimi siti incominciano ad inserirlo. Per quanto mi riguarda, per farvi capire come la penso sul più uno e su tutto questo settore, secondo me potrebbe addirittura pensare di tralasciare tutti gli altri social network. Perché è una cosa un po', diciamo, un po' forte, no? Però io credo che loro giocheranno parecchio sporco sulla promozione di questo pulsante. E già l'hanno fatto, nel senso che già ci sono state dichiarazioni che tra un po' vedremo, che stanno spingendo tutti i webmaster ad inserire il pulsante nei propri siti. E quando questo pulsante diventerà molto utilizzato, quando Google riuscirà a far utilizzare molto di più i propri account, potrebbe avere così tanti dati da tralasciare quelli che sono gli altri social network. È la prima volta insomma, la prima volta che Google, secondo me, ha azzeccato un progetto per raccogliere i dati dei social network, senza avere un proprio social network realmente. Quindi stiamo attenti a quella che è la diffusione di questo pulsante. Sicuramente loro lo spingeranno e ora vi mostro cosa hanno dichiarato. Quello che cerco di dirvi è di non tralasciare troppo questo argomento, di non farlo passare come per dire sì, ma chissà che cosa succederà, perché Google ci tiene tantissimo. La visibilità la otterrà sicuramente e partendo tardi, questa è la cosa che come su internet è così, partendo tardi magari vi trovate con i vostri progetti, con quelli dei propri clienti, un po' troppo indietro per recuperare poi sui vari concorrenti.
Un'altra dichiarazione che mi ha fatto un po' pensare, sempre su Search Engine Land, è l'influenza che il P1 ha su AdWords. Quindi ancora non è attivo, però già è stato dichiarato che in pratica potrebbe impattare su tre fattori: sul click-through, sul il quality score della landing page e sulla storia del proprio account di AdWords. Quindi l'utilizzo del P1 ad influenzare non solo la social search, non solo, ora vedremo, le SERP classiche, ma anche Google AdWords. È ovvio che Google ora si spenderà tutti questi diciamo così, stratagemmi per farlo utilizzare il più possibile, perché si potrebbe trovare davvero nelle condizioni di risparmiare qualche miliardo e non comprare e non investire insomma, sull'acquisto di un social. Due link d'approfondimento. Il secondo sono tutte le informazioni per il webmaster. Il primo, Google ha modificato le sue impostazioni di policy. Ora ve lo mostro perché secondo me qua c'è qualcosa di interessante. Allora, queste sono le informazioni per i webmaster, sempre il link che vi ho dato prima. Qui avete tutte le informazioni, vabbè, chi ha utilizzato il P1 le conosce. Le API, gli esempi, come effettuare il pulsante P1 sul proprio sito. Ma la cosa più interessante sono le norme. E vi consiglio di leggerle nel dettaglio, perché vi fa capire e chiarisce che cosa si può fare o meno col P1. Da sottolineare che il publisher viene detto, insomma, non stiamo parlando solo di AdWords, stiamo parlando proprio del titolare del sito, dei siti web. Per farvi capire alcune cose, fin dove ci possiamo spingere, questo secondo me è il paragrafo più interessante. I publisher non possono invitare gli utenti a fare clic sul pulsante P1 al fine di trarli in inganno. Non possono, non devono promuovere premi, compensi in denaro o equivalenti in cambio di clic sul pulsante P1. A scanso di dubbi, però, i publisher possono invitare gli utenti a fare clic sul pulsante P1 per attivare contenuti e funzionalità degli utenti. Sì, sono simili a quelle di Facebook, come mi segnala Andrea Cardinali. Quindi leggetevi nel dettaglio le norme per capire quello che si può fare o quello che non si può fare, perché come sapete Google banna spesso e volentieri senza dire niente, quindi insomma, un'occhiata alle norme di quello che si può fare e di quello che non si può fare è sempre gradita. Il futuro di Social Search, quindi l'impatto del P1 oggi, attualmente quello che può succedere. Cosa vedo io nel futuro di Social Search? Cosa Google, secondo me, farà da qui a un anno? Allora, la prima è sicuramente l'espansione dei contatti del Social Circle. Se si trova in difficoltà, se vede che Social Search porta poco traffico, e secondo me sarà così per molti mesi, andrà ad espandere il Social Circle per permettere di aumentare le persone che partecipano alla social search e aumenterà anche le fonti da dove oggi attinge a questi contatti. Una notizia di 2 giorni fa, c'è una promozione di Google sull'account ed è direttamente nella home page, quindi Google, vedete presto, spingerà in modo molto forte con il doppio login nella home page i Google account, perché è ovvio che per spingere il P1 loro stanno facendo varie operazioni, sia nelle SERP per i non loggati, alcune dichiarazioni per i SEO, e il loro obiettivo è anche ovviamente il Google Profile. Vi ho messo un link alla landing di questo Google account, che l'ho trovato su questo sito che è molto interessante. Ora vediamo se riesco a mostrarvelo. Eccolo qua. È in pratica l'account che più o meno conoscete tutti, perché conterrà tutti i prodotti, eccetera, 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 lo metteranno e lo spingeranno nella home page. Ora, l'home page di Google potete immaginare che traffico fa, anzi lo sapete che traffico fa, basta analizzare, prendere qualche strumento, e quindi davvero tantissime persone incominceranno
avranno un occhio più di riguardo verso gli account di Google. Questo potrebbe portare un sacco di persone ad avere un account di Google e quindi ad entrare direttamente dentro Social Search e influenzare poi tutti i nostri, diciamo, il social circle. E Social Search con due o tre mosse di questo tipo potrebbe davvero andare a influenzare tutto quello che è oggi il settore della ricerca online. Poi, alcune cose che hanno già fatto e che faranno. Sicuramente noteremo sempre più spesso dichiarazioni sulla relazione che ha il più uno con la visibilità online, quindi tutti quelli che seguono gli strumenti di Google o i video ufficiali, eccetera, eccetera, sentirete spesso che inserire il più uno porta più visibilità, eccetera, eccetera. Quello che sarebbe interessante è la condivisione in automatico con Twitter. Cioè, una volta che io ho premuto più uno, potrei impostare nel mio profilo la condivisione automatica delle risorse su Twitter. Questa è un'opzione che loro potrebbero realizzare. E quindi, perché oggi quando qualsiasi pulsante, quasi tutti i pulsanti che noi vediamo sui browser, sui siti web, eccetera, eccetera, richiedono più di un click per condividere le risorse nei social network. In questo caso, con un semplice clic sul più uno, che è diverso dall'utilizzo di Twitter o di altri, potrebbe portare direttamente alla condivisione su Twitter, aumentando quello che è ovviamente il database di URL. Lo vedete integrato negli strumenti per Webmaster e su AdWords, e quello che mi aspetto è la tracciabilità. Perché oggi è vero, vi ho messo un articolo su come impostare nel proprio sito Google Analytics per verificare quanto è tracciabile, e ora vi mostro alcune immagini. Però quando c'era Social Search, quella vecchia, col box in basso che estrapolava i vari risultati, era possibile tracciare il traffico che proveniva da quel box lì. Oggi che abbiamo Social Search Expanse, ancora non abbiamo dei filtri che ci possono dire quanto traffico in più sta portando su Social Search. Ecco, io mi aspetto un passo in avanti verso questo obiettivo. E attualmente quello che possiamo tracciare è in pratica questo. Una volta impostati per Bing Analytics e inserito il codice nel proprio sito, quello che possiamo verificare sono gli eventi, quindi chi fa più uno o meno nel nostro sito web. Questo è il forum GT che abbiamo messo da poco, nell'arco di una settimana. Abbiamo visto in totale, in pratica, 148 eventi on e off, quindi chi ha messo più uno, chi poi l'ha tolto per fare dei test, eccetera, eccetera. Ma la cosa interessante non è il numero, è questa la cosa interessante. I contenuti più apprezzati, perché io posso prendere anche i contenuti più apprezzati, quando ovviamente avrò le statistiche, di un mese fa, di un anno fa, compararli con a Natale dell'anno scorso, cosa è piaciuto di più? Oppure la settimana scorsa, qual è stato l'articolo che gli utenti hanno gradito di più? E allora posso avere delle nuove idee per andare a creare contenuti appositi. Oppure posso fare le classifiche, non lo so, i 5 articoli più apprezzati dagli utenti nel mese di X, nel blog o in quello che è, i progetti che voi curate. Quindi la cosa più interessante del tracciamento attuale di Social Search è questa, capire in un determinato periodo quali sono gli articoli più interessanti che gli utenti hanno apprezzato di più. Ovviamente nelle policy ci dice che noi non possiamo sapere chi ha messo più uno, ma lo potremmo sapere più avanti se l'utente che utilizza il più uno dichiara di voler mostrare questa informazione. Ora vediamo che succede, perché Google con la privacy è stato sempre molto forte, nel senso che se n'è sempre fregato, faceva le operazioni, diciamo, sporche e poi chiedeva: oh, scusa, abbiamo sbagliato, come è stato con l'attivazione di Google Buzz, su Gmail, eccetera, eccetera. Quindi bisogna vedere come si muoveranno nel prossimo periodo, però ecco, sapere chi ha fatto più uno è più interessante, perché il numerino di quante persone di quante persone hanno messo più uno non ha significato. È importante sapere chi sono per verificare il loro social circle. Questo sarebbe interessante. Un'altra cosa che
potrebbe spuntare nei prossimi mesi sono le ricerche dei nostri amici. Ora, non di tutti, perché sennò è un casino, però le ricerche degli amici più amici di cui vi parlavo prima. Perché questo? Perché se io so che un mio carissimo amico è stato in Thailandia, per fare un esempio a caso, avrà già raffinato le sue ricerche. E quindi, nel momento in cui io vado a utilizzare il motore di ricerca, avere un suggerimento tipo questo, che in pratica questo qua che voi vedete è lo storico delle ricerche che sono state effettuate, che ho la possibilità di rimuoverle, ma avere la possibilità di un suggerimento, di una ricerca raffinata, ovviamente correlata alla mia, potrebbe essere un settore, su cui Google, insomma, potrebbe andare a investire. Appunto perché se so che un amico è appassionato di un determinato settore dove ho bisogno di ricercare informazioni di un determinato tipo, approfondite, eccetera, eccetera, trovarmi le ricerche dei miei amici potrebbe aiutarmi a raffinare ancora di più la mia esperienza su Google. Ma il futuro di social search, la cosa che penso interessi di più a tutti, è l'influenza che può avere il P1 o la social search in genere nel ranking classico, cioè nelle SERP naturali. Ovviamente il vescovo ha subito dichiarato che, il vescovo per chi ancora non lo conosce, è l'ingegnere di Google, Matt Katz, ha dichiarato subito che il P1 sarà un segnale sicuramente, che loro, insomma, avranno molta attenzione su questo segnale perché ha insomma, una potenzialità molto elevata, eccetera, eccetera. È ovvio che loro ora incominceranno a fare dichiarazioni di questo tipo puntate e mirate per i SEO, perché sono poi quelli che vanno a inserire i pulsanti dei social network e avranno questo obiettivo. Però c'è da dire che anche se non bisogna prendere per oracolato quello che dice, c'è da dire che in molti sono convinti di queste cose. Io sono convinto, da quando l'hanno lanciata, che influenzerà il ranking classico, quindi in questo caso purtroppo mi trovo d'accordo con lui. Però la domanda che mi faccio sempre è dove sta cercando di fregarci con questa dichiarazione, che purtroppo è palese. E che è quella che ormai è chiara, insomma, è la loro linea politica, dire che influenzerà il ranking per farlo usare da tantissimi siti. Non penso che oggi il P1 influenzi il ranking, ma il tutto è legato al numero di dati che hanno a disposizione, perché loro hanno fatto sempre così. Fino a quando non hanno dei dati rilevanti, non vanno ad utilizzarli. È stato così con YouTube, è stato così con tutti quanti. Quindi se il P1 dovesse diventare realmente importante e loro dovessero trovarsi nelle condizioni di avere dei dati rilevanti e significativi per quel settore, allora l'influenza che può avere il P1 sarà molto elevata. Non dico a livello dei backlink come fattore esterno, ma sicuramente un fattore rilevante. Ultimamente poi ha comprato PostRank, vi ho messo il link all'articolo, e questo dimostra l'interesse da parte di Google per analizzare insomma, questi dati. E il fatto che abbiano mostrato social search per tutti i non loggati, per me è una dichiarazione molto molto chiara di quello che vogliono fare. Quindi io penso che nel futuro utilizzeranno sicuramente questi dati per andare a influenzare il ranking. Quindi vi consiglio di utilizzare il P1 nei vostri siti e in quello dei vostri clienti. Un'altra cosa che faranno è quella di modificare e migliorare l'algoritmo. E qui abbiamo, per quanto mi riguarda, ovviamente io dico sempre quello che penso, quindi anche quello che penso io dovete prenderlo con le pinze. Vedo due vie probabili su cui Google potrà andare a diciamo, sviluppare il proprio algoritmo, che è il seguente: senza l'acquisto di Twitter o con l'acquisto di Twitter. Io la vedo così. Senza l'acquisto di Twitter, il suo obiettivo in ordine di importanza è di
dare molta rilevanza al Google più uno per beccarsi un sacco di dati. Provare a fare una strategia commerciale con Facebook per avere i dati. Immaginiamo solo se riesci a prendere le pagine fan e i profili che hanno fatto like su quelle pagine fan, se riesci ad avere un accordo commerciale di questo tipo, anche se sono in ovviamente loro insomma si scannano sul web, quindi sarà difficile. Però senza l'acquisto di Twitter io vedo il più uno dove loro andranno a spingersi e a spendersi parecchio come già stanno facendo. Facebook proveranno ad avvicinarsi e in ultimo, questo è in ordine di importanza, Twitter lo lasceranno in ultima posizione se ovviamente preso in considerazione che il più uno insomma, riesca ad essere utilizzato molto. Oggi attualmente quello più importante è Twitter, quindi per social search il più importante, anche se visivamente appare il più uno, però a livello algoritmico il più importante è Twitter. Invece è ovvio che se acquistano Twitter, Twitter diventerà la fonte più importante, anzi secondo me potrebbe lasciar perdere tutto il resto, perché solo riuscire ad associare gli account di Twitter direttamente a Google Profile avrebbero davvero un sacco di dati e quindi potrebbero andare a tralasciare tutto il resto. Va bene, mi fermo di nuovo prima di passare poi ai consigli pratici. Finora abbiamo parlato di teoria, di ipotesi, del social circle, Twitter, eccetera, eccetera. Poi passeremo ai consigli pratici. Leggo ancora qualche domanda. Ok. Allora, la social search come può essere sfruttata per un portale turistico? Lo vediamo, ti rispondo alla fine a questa domanda. Tra l'altro dovrei avere anche qualcosa apposta. Gabriele mi dice il bacino d'utenza di Twitter è troppo piccolo. Secondo lui cercheranno comunque di prendere i dati di Facebook. Beh, troppo piccolo non direi, nel senso che il problema poi è quello di, insomma, Twitter in Italia ha 1.300.000 persone iscritte. Però il target è completamente diverso. Mille volte i dati che ha Twitter che quelli di Facebook, secondo me, per la social search. Perché poi su Facebook dovrebbe iniziare a filtrare il 95% dei contenuti e delle interazioni. Quindi io lo vedo, cioè su Twitter, anche se è vero che il bacino d'utenza è più piccolo, però l'analisi è molto più chiara, più limpida, più trasparente. Meno risorse, Facebook a filtrare tutto, ci vorranno anni ad andare ad analizzare i dati, eccetera, eccetera. Va bene. Ok. Prima di passare alla prossima, se avete altre domande. Ok. Andrea, ok, Andrea mi chiede, in pratica Apple a luglio presenta il nuovo sistema operativo integrato con Twitter direttamente, insomma, una forte sinergia. E se consideriamo la diffusione degli iPad e degli iPhone, insomma, la diffusione sarà molto forte. Sì, questa è una considerazione molto interessante che hai fatto, grazie perché io non l'avevo seguita e quindi non lo sapevo perché ho smesso di seguire le notizie di Apple. Quindi sì, sicuramente un'integrazione con il nuovo sistema operativo andrebbe a dare una botta forte a Twitter, anzi a questo punto con una cosa del genere. È molto probabile di più un accordo commerciale con Google che non un'acquisizione o eccetera eccetera. Quindi stiamo a vedere quello che succede sul mercato perché è impazzito da questo punto di vista. Quindi se l'integrazione sarà molto forte, è ovvio che Twitter il suo peso continuerà ad averlo. Sempre considerato
Google quanto riuscirà a diffondere il P1. Valerio mi ha fatto la stessa considerazione, anche Valerio è un patito di iPad, eccetera, eccetera. E quindi sì, di sicuro questa integrazione sarà molto forte, insomma, quindi bisogna stare molto attenti. Poi il mercato varia tantissimo, sì, Gaspere mi dice che anche, insomma, Google ha il suo sistema operativo, eccetera, eccetera. C'è tutto quanto la parte mobile, dove Android sarà sicuramente il sistema operativo più utilizzato nel futuro, quindi insomma, questo dipende più da strategie di mercato. Per quanto riguarda l'analisi dei dati, è ovvio che se Google non riesce a spingere ed entrare dentro al database di Twitter, in pratica spingerà ancora di più sul P1. Mentre parlavamo, è uscita una notizia proprio ora che Google sta testando una nuova funzione, le raccomandazioni degli amici degli amici. Quindi ancora prima che uscisse. poi vi do il link all'articolo che è appena uscito e che mi hanno segnalato, ve lo condivido qui in chat o ve lo invio finito il webinar insieme alle slide. Va bene, andiamo avanti, così concludiamo e poi facciamo le domande. Ok, quindi di andare nelle questioni pratiche, vi voglio mostrare molto velocemente alcuni brevetti dal punto di vista social per farvi capire che Google è arrivato ad un livello molto elevato. Questi brevetti addirittura sono datati anche qualche anno. Solo brevemente, poi vi potete leggere in modo approfondito per farvi capire un po' Google, la sua interazione. Ad esempio, se andiamo a prendere un social network, Google è in grado di stabilire l'utente privato dall'utente business, quindi sull'utente privato guardare tutte le informazioni che può prendere, vabbè, la data, l'età, insomma, però TV, musica, questo è un brevetto associato a Google, le relazioni, eccetera, eccetera. L'utente business lo divide dall'utente privato e può andare a prendere il settore, la location, il numero di impiegati, insomma, questo pensando ad esempio a LinkedIn o a Facebook o a tutte le informazioni che lui potrà accedere, è in grado di distinguere all'interno del social network tutte queste informazioni, ovviamente poi di archiviarle e utilizzarle. E la cosa interessante non è questa, cioè non è solo la distinzione tra i due account, ma la relazione che c'è all'interno del social network. Quindi, se è un'amicizia, se è business, se sono partner, eccetera, eccetera. E poi espande questa relazione andando a creare i contenuti, scusate, le community e le sotto-community. Quindi immaginate di avere l'algoritmo di Google all'interno di Facebook, ecco, va a prendere tutte le relazioni, va a creare tutte quelle che sono le community, ad esempio qui è un esempio molto banale, giocatori di basket della California, eccetera, eccetera. Riesce in questo brevetto a stabilire esattamente tutte le varie connessioni, tutte le varie sottocommunity e quindi potenzialmente potrebbe andare a prendere facilmente quelli che sono gli amici più amici degli altri, come dicevamo prima, o potrebbe inserirli quando, ad esempio nel settore business, quando cerchiamo qualcosa nell'ambito business, suggerire quella community particolare. Quindi questo ci fa capire come la social search di Google è già molto avanti. Qua parliamo di 3 anni fa, questo brevetto. E le relazioni che Google ha all'interno, che riesce a prendere all'interno di social network, sono infinite. Ma la novità più importante, secondo me, degli ultimi tempi, con i brevetti e con quello che hanno rilasciato, riguarda gli autori, chi scrive contenuti online in pratica. Ora, prima di passare a dirvi perché sono importanti, vi faccio un esempio di un brevetto aggiornato qualche anno fa, aggiornato nel 2009. Ok? Per farvi solo un esempio di quello che Google già prendeva all'epoca, questo brevetto è del 2005, eh? Lui prende gli autori di un forum, ad esempio, ok? Individua
i variatori e gli assegna un valore numerico. Poi, che cosa fa? Prende i post che questo autore ha fatto, prende chi sono state le persone che hanno risposto ad una discussione, con chi ha interagito, se lui apre solo post o se risponde, quindi proprio il numero, e fa una qualità, dà un punteggio di qualità all'autore. Poi, un'altra cosa che fa questo brevetto, va a prendere tutti gli autori più attivi di una community. Immaginate il forum GT, ok? Prende tutti gli autori più attivi e fa la media della qualità di questi autori e decide qual è quindi la qualità della piattaforma. Ora, parliamo del 2005, aggiornato sì, 2 anni fa. Immaginate oggi all'interno di un forum che cosa è in grado di tirare fuori questo brevetto. Ed ecco perché è spiegato come quando una persona autorevole all'interno di una community posta qualcosa, questo contenuto va a finire su Google in modo molto veloce. Ma perché vi sto dando queste informazioni sugli autori? Perché, come vi dicevo prima, da quando Andrea ha messo il rel author sui blog GT, tutti gli articoli che io ho scritto in passato Google è andato ad analizzarli. E farvi un esempio, faccio un esempio con il nostro responsabile del blog, con Matteo. Qui abbiamo inserito, insomma, il tag è stato il primo. È ovvio che Matteo può aggiungere nel Google Profile la sua pagina personale nel nostro blog e il suo account di Twitter. Quando Matteo scrive qualcosa e la condivide, Google gli dà un punteggio X, al di là del posizionamento naturale, al di là di tutto quello che può essere. Qua stiamo parlando proprio dell'analisi di un autore e della sua qualità di interazione con gli utenti. E queste informazioni sono molto importanti per il futuro. Google prenderà in considerazione queste informazioni sempre di più e gli autori più importanti riceveranno una grande visibilità. La cosa interessante, perché ve l'ho portata? Perché sicuramente un autore iscrivendosi al social search può, scusate, al Google Profile può aumentare quello che è il suo, diciamo, introito di utenti, eccetera, eccetera. Ma è fondamentale perché rispetto a tanti anni fa, questa è una delle, secondo me, poche volte in cui finalmente si può dare valore alla singola persona. Esempio, se domani Matteo ci lascia perché fa un altro progetto, è ovvio che tutta la sua qualità che ha portato all'interno di GT e che noi abbiamo dato a lui, non è che rimane a noi, è sua personale, ed è bello che sia così. Quindi nel momento in cui lui cambia, lui non parte da zero e si presenta come, non so, XY non conosciuto, ma partirà con un bagaglio sia culturale, ma proprio di un valore reale e concreto che può spendersi benissimo, in qualsiasi altro ambito. Quindi rispetto a prima in cui c'erano solo chi riusciva a creare un buon blog, diciamo così, o un buon network, oggi abbiamo la possibilità anche per i singoli autori, quindi tenetelo in considerazione per chi scrive contenuti, per chi partecipa nei forum, eccetera, eccetera. C'è finalmente una grande opportunità che è quella proprio di crearsi un proprio valore all'interno della rete del web, riconosciuto da Google, e quindi potete permettervi, per chi ha questa fortuna, insomma, di giocarvi queste informazioni per il vostro futuro, per quello che saranno poi i vostri progetti online. Quindi tenetele in considerazione e incominciate a curare per bene il vostro Google Profile e gli articoli che inserite in rete. Passiamo invece ai consigli pratici. Quindi finora abbiamo parlato di teoria, abbiamo visto qualcosa di dati, numeri. Ora andiamo su qualche consiglio pratico che mi sono appuntato. Allora, il più 1 noi lo stiamo inserendo in tutte le pagine singolarmente, cioè non stiamo inserendo il più 1 solo nella home o anche nelle pagine interne che richiamano la home, ma il più 1 lo stiamo inserendo anche nei singoli articoli e anche nei siti dei nostri clienti stiamo facendo lo stesso. Non aspettate di vedere come va il mercato, eccetera, eccetera, ma partite subito col più 1, perché vi può rendere molto più competitivi dei vostri, ovviamente, competitor. Attenzione al profile, non guardate sempre quello che faccio io, non fate come quell'utente che un giorno, tanti anni fa, mi ha copiato il titolo della homepage di societai.it perché pensava di posizionarsi, poverino, l'hanno penalizzato a vita. Quindi attenzione a quello che
faccio, perché poi io faccio molti test, quindi non state troppo a prendermi, insomma, sul serio. Quindi il mio profile gli ho inserito di tutto per fare una prova. Nei prossimi mesi incomincerò a scremare alcune informazioni. Voi inserite solo quelli che realmente curate bene. Cioè, se scrivete l'articolo marketing di scarsa qualità, non andate a mettere il link del blog solo per dare dei link a Google. Basatevi sempre sulla qualità. E per chi ha network di siti, ecco, la social search io la vedo un po' così. Come una volta si faceva SEO classico avendo il network proprio di siti e attraverso i link si spingevano nuovi progetti, lo stesso modo può funzionare all'interno dei social network. Quindi se avete un network di siti sul turistico, ad esempio, avete il classico portale turistico, ok? Incominciate a fare un progetto, se non l'avete già fatto, che comprenda più account di social network, quindi Twitter, YouTube, eccetera, eccetera. Postate informazioni di qualità e collegate e date la possibilità all'interno del vostro portale agli utenti di condividere queste informazioni. Perché social search non vedrete dei risultati domani. Bisogna lavorarci mesi e anni per costruirsi un network di persone che ci seguono. Quindi io quello che vi consiglio per chi ha dei network di siti, eccetera, eccetera, di cercare di creare vari canali seguiti ovviamente con progetti ovviamente utili agli utenti, perché poi questi ve li potete spendere anche con i clienti o con altri progetti. Noi, ad esempio, uno dei nostri clienti sul turistico, gli abbiamo fatto una consulenza, gli abbiamo impostato tutta la strategia social per permettergli di fidelizzare e di dare supporto agli utenti nei vari social network, quindi su Twitter, su YouTube, su Facebook, eccetera, eccetera, eccetera. Abbiamo messo il più uno, like, quello che è. La cosa positiva è che lui questa informazione se la sta spendendo con i clienti, quindi il cliente, la struttura ricettiva inserita dentro questo portale turistico, se ha gli account dei social network, lui può fare una collaborazione con loro e spingere questi account dei social network. Se la struttura non è ancora presente all'interno dei social, lui può portarla dentro, portarla dentro i social network e dentro i social search. Quindi si sta spendendo questa informazione con i propri clienti, anche se ancora social search non è molto diffusa. Quindi per quanto mi riguarda questo è il futuro e noi i nostri progetti per i nostri clienti li stiamo facendo così, cioè come allo stesso modo di come una volta si creava un network di siti, noi stiamo creando un network dedicato ai social. Singolo per ogni cliente, di proprietà del cliente, ovviamente. Poi andiamo avanti con i consigli pratici. I bottoni di condivisione potete inserirli anche nella newsletter. Molto spesso non viene considerata questa opzione. Però in alcuni progetti prendetelo ad esempio perché la newsletter è un contatto diretto molto importante. Potete creare iniziative mirate, ad esempio sulle policy di Google vi dice che si può dare un contenuto in cambio del più uno. Non andate mai a verificare e a spendervi il numero delle persone che hanno fatto più uno, perché quante persone hanno fatto più uno è un numero davvero, insomma, è ridicola come cosa. La cosa importante sarebbe, non lo sappiamo, chi sono queste persone. E a che livello è il loro social circle? Perché magari mi seguono 1.000, mi hanno messo 1.000 persone, hanno messo più uno, ma il loro social circle è di 10 persone. Basta una persona che ha un social circle immenso per ampliare quello che è il nostro bacino. Prendete in considerazione anche che social search, incredibilmente, non so perché, al momento riesce a mostrare articoli in lingue diverse. Per esempio, se cerco un articolo in inglese su Google Co. UK, e lui è in grado di mostrarmi un articolo in lingua italiana. Questo è molto importante perché facciamo un esempio classico: magari un utente vuole trovare un'informazione in lingua inglese perché magari in italiano sa che non la trova o è scarsa di informazione. Ecco, va su Google.com, cerca qualcosa in inglese, è collegato al vostro social circle e gli mostrate il vostro articolo. Quindi questo è molto importante in qualsiasi settore. Quindi vedete Social Search come una grande opportunità per mostrarvi costantemente
a chi è in contatto con voi. Per quanto mi riguarda, i progetti nuovi, io la sto equiparando alla struttura SEO come si faceva 6-7 anni fa. Cioè, nessun progetto può partire senza una struttura SEO oggi nel web. Allo stesso modo, per quanto mi riguarda, oggi è davvero impensabile andare a creare un progetto web senza interagire con gli utenti e creare una community. In questo caso community non intendo forum, intendo proprio community reale, i vari account dei social, eccetera, eccetera. E un'altra cosa, diciamo, che noi stiamo realizzando è la formazione. Perché è vero che la gestione sia social search sia la gestione dei social, perché poi comunque sono collegate, è vero che è un servizio che si può vendere, eccetera, eccetera, ma la cosa più forte è che purtroppo noi non possiamo fare assolutamente niente dall'esterno. Cioè, io la vedo in un modo un po' particolare sulla gestione degli account dei social, nel senso che sì, si può fare una gestione un po' condivisa, ma il supporto interno che un'azienda può dare agli utenti dei social difficilmente può darlo una persona esterna. Quindi quello che si fa è un po' di affiancamento nella gestione, almeno come noi ci stiamo muovendo, ma uno dei consigli che vi do sinceramente è proprio quello della formazione, riuscire a far capire per bene al cliente le dinamiche sociali e riuscire a coinvolgere lo staff in prima persona in modo diretto per rendersi conto di quelle che sono le potenzialità, quelli che sono gli utenti, eccetera, eccetera. Questa è una delle cose che noi facciamo, stiamo realizzando in sostanza. E per quanto riguarda appunto la vendita di un servizio di questo tipo, secondo me attualmente non è vendibile, nel senso, noi non stiamo andando a dire guardate che c'è social search, ve la vendiamo, guardate che c'è questo, ve lo vendiamo. Perché non è, insomma, non è, attualmente non lo facciamo. E quando parliamo di un servizio di questo tipo, bisogna tenere in considerazione che prima è in un calderone molto più ampio. Cioè Google Social Search è dentro quello che viene chiamato Google personalizzato, cioè ognuno di noi ha un suo Google, quindi è un settore più ampio. E siccome è influenzata dal social network, è vista come, diciamo, va vista proprio in un progetto di web marketing a grande respiro. Quindi quello che noi stiamo facendo non è vendere la singola, insomma, la social search o la gestione di un account Twitter, eccetera, eccetera. Quello che stiamo realizzando è prendere un progetto, vedere quelli che sono gli obiettivi che ci sono, insomma, che il cliente ha, e a quel punto lì andare a creare un progetto che preveda già dalla nascita, queste interazioni. Quindi, poi nella sostanza, quello che, funziona di più, che stiamo realizzando è ottimizzare i vari bottoni di condivisione, per vedere quel target preciso, quali preferisce, quali usa, eccetera, eccetera. Coinvolgere la community che c'è all'interno di quel sito, all'interno dei social network, per offrire supporto e anche per aumentare l'interazione. Fare la formazione diretta al cliente e poi fare la consulenza esterna nell'utilizzo e nell'ottimizzazione dei vari account dei social. Questo ovviamente nel progetto di web marketing, insomma, di web marketing completo e generale, quindi con la parte anche SEO e tutto quanto, mobile, eccetera, eccetera. Io non la vedo come una cosa singola da offrire, da vendere, insomma, ai vari clienti. Prima di concludere e passare alle domande, vi do tre link che potete guardare. E allora, l'ultimo è una domanda che abbiamo fatto a Matt Cass qualche tempo fa, che nel ranking mondiale di tutte le domande è seconda e ancora non ci ha risposto. Segnatevela, un giorno magari ci risponde e avremo un'informazione in più. La domanda che avevamo fatto 2 anni fa era relativa a quanto
insomma, a quanto potrà essere influente social search nel ranking, eccetera, eccetera, e se questi link venivano presi in considerazione solo dai contenuti dei nostri amici, cioè un link che viene postato dai miei amici è più importante di un link condiviso nella social sphere, insomma, globale. Quindi c'è una domanda molto precisa sugli algoritmi per quanto riguarda il calcolo della link popularity all'interno di social search. Segnatevela quando vi arrivano le slide, magari un giorno risponde. Questa è un video dedicato alla social search di Bing e Facebook, che è uscito a dicembre, quindi potete guardarvi anche questo video per ampliare le vostre conoscenze nel settore, diciamo, del social search globale, avere oggi quella di Google e con questo video quella di Bing e di Facebook, e poi vi mostro in ultima analisi questo link che viene da Google Labs. Se riesco, poi passiamo alle domande. Ok. Questo link che viene dal Google Labs vi fa capire un attimo come Google interagisce con le informazioni che ha pubbliche degli account di Twitter. Vi mostro un attimo il mio account. In pratica questo Follow Finder analizza tutto il social graph che noi abbiamo pubblico e analizza i following e le liste, ok? Per cercare persone che noi vogliamo seguire, eccetera, eccetera. Era quel discorso che noi dicevamo prima, che vi facevo prima, di riuscire a farci suggerire, cosa ho fatto? Ok, di riuscire a farci suggerire persone e contenuti che noi potrebbero interessare, che noi magari non seguiamo. Ora io mi loggo, vediamo se mi fa. Mi loggo così. Vediamo se me lo fa fare. Ok. Ha cambiato, come vedete mi dice stai già seguendo Cosmano oppure segui Repubblica.it. In pratica lui ci suggerisce contenuti o utenti che ci potrebbero interessare. Ad esempio questo. Ci dice c'è qualche utente che ha una lista simile alla tua, che gli utenti insomma hanno inserito nelle stesse liste che magari noi non avevamo preso in considerazione. Quest'altro, ad esempio, mostra degli account che potrebbero interessarci, basato invece però sui contenuti. Quindi, per quanto riguarda le relazioni, come si può vedere, Google sta analizzando davvero tutte quelle che sono le informazioni pubbliche che riesce a prendere. Bene, io ho finito con tutta la parte dedicata al social search e del più uno e ora passiamo alle domande. Vi ricordo sempre che chi è iscritto all'area. Il 28 c'è il webinar, se andate nell'area top, per chi è loggato, sul menu webinar troverà quello del 28, possiamo approfondire questo argomento, potete mostrarmi dei siti, faremo analisi. Allora, vediamo se riesco ad aprire l'audio. C'era Deborah che voleva parlare, giusto? Sì, ora ti faccio parlare, prima rispondo a qualche domanda qui in chat. Poi ti apro l'audio. Allora, Francesca chiede, possiamo allora aspettarci in futuro una sorta di Google Curriculum? Più che Google Curriculum, secondo me è proprio, stiamo parlando, cioè il curriculum ovviamente lo si può fare meglio su Twitter. Di sicuro sarà, se l'utente vuole, attraverso il Google Profile, potrà condividere queste informazioni. Quindi è una sorta di curriculum ma un po' diverso, cioè non è chi sono ma cosa ho fatto, che è un po' diverso. Quindi è un curriculum di quello che realmente l'utente ha realizzato e del suo valore, quindi sì, per me sì. Fabio mi chiede quanto tempo passo a ricercare queste informazioni. Beh, un po', tutta la giornata in pratica faccio solo questo, non scherzo, però sì. 5-6 ore al giorno le passo. Bene,
Va bene, apriamo l'audio a Deborah, poi ce n'ho altre due. Deborah, preparati. Pronto? Ce l'hai il microfono? Mi senti? Niente. Se volete alzare parlare in audio, vediamo se riesco a beccarla, forse non ho... aspetta, eh. Non se riesco, che non ti trovo più. Eccola qua, aspetta un attimo. Mi senti ora? Io siete? Sì, ti sento lontano però. Mi avvicino? Sì, avvicinati e grida. Va bene, caro. Perché hai il microfono basso, eh? Non lo so. No, io la domanda mia era quella sul tuo profile, che però mi hai lasciato in sospeso, perché praticamente che cosa era successo? Quando io feci quel test, invitai quelle persone autorevoli di cui ti parlai a postare su Twitter per sfatare o confermare il mito che Twitter poteva dare trust a un sito, potenza a un sito. Il sito era nuovissimo, se te lo ricordi. Fatto è che di tre persone autorevoli l'unica che ha passato il rank sei stato te. E è che mi sono messa a cercare il motivo per cui tu e non gli altri. E ho notato che il tuo profile esce fuori in maniera diversa rispetto agli altri. Ora, immagino che tu ci abbia fatto di tutto su quel profile. Non credo, ma con questo non voglio venire contro alla tua supposizione, ma soltanto per una questione tecnica. Tu esci con un qualcosa che gli altri due non escono, cioè il tuo profile crea un URL che le altre due persone non hanno. E quindi Capito. volevo capire in modo particolare Ma questa in che cosa. Te ricerca? la faccio vedere, aspetta. Così magari la cerco direttamente. Aspetta. Se mi dici la ricerca, la cerco direttamente su Google. Ah, ok, era Giorgio Tave, tutto attaccato, richiamo degli angeli, tutto attaccato. Giorgio Tave? Richiamo degli angeli, tutto attaccato. Richiamo degli angeli? Tu non ti preoccupare cos'era, i test si fanno anche per Oh, non questo. esageriamo, eh. Che ricerche fai? Sì, ha Provato? visto come spunto, se sono nel web marketing. Oh, Deborah, cosa mi fai cercare? No, ma che senso nel web market? Dai, vieni qua. Google dice che questa Vieni discussione i richiami qua. nelle pubblicità. Dove l'hai visto? Ah, te l'ho buttata nell'altro shot. Hai visto? No. Ah, me l'hai messo di qua. Aspetta, eh. Sì. Ah, ho capito. Vedi che Ah, tu tutto esci là. attaccato, un attimo, eh. Dille queste cose. Esci Non in maniera ti sento diversa. bene. Ok. Ah, esce così con... Bene. E quella, proprio quella, no, ma tanto non ti mollo, se non me lo Questo dici è ora non Google ce la Buzz. fai. Sì, è Google Quindi Buzz. ha E... indicizzato... Sì. Ma anche Francesco ha Google Buzz inserito, ma non gliel'ha messa lui, Ah, non quindi gliel'ha io ci messo. domando. Perché a te sì e a lui no? Perché sono più bello di Francesco. No, proprio No. non scherzo, però secondo me... Aspetta, eh. Se mi fa loggare... Ah, poi una Ok. domanda sullo schema. Vai. Probabilmente è questo il motivo. Quanti... Su Buzz, Francesco, quanto è seguito? Lo sai? No, non lo so, ma ti crea proprio un urla particolare, capito? E Sì, questa è la è cosa che stupisce. l'URL, quella è l'URL proprio del contenuto postato su Buzz. Ho visto qual è. Non lo so se Francesco ha
se ne ha di più o di meno. Però ecco, tutti i profili che io ho indicato sono seguiti da tantissime persone, quindi probabilmente lui riesce ad archiviare tutte le mie, insomma, le mie informazioni. Quindi E quindi dici le che è considera e magari le abbastanza. archivia più di altri. Questo penso che sia determinato dall'autorevolezza globale, credo, credo questo. Senti, ultima domanda. Vabbè, non c'entra niente, Poi però te la faccio non so se... comunque. Perché io ti ho fatto un retweet qua, no? Sì. Un'altra cosa che potrebbe essere è che i retweet che fai, secondo me è questo il motivo, i retweet che vengono effettuati su Twitter non hanno un URL singolo, quindi quando Buzz li copia con un URL singolo. Cioè, se io faccio retweet su Twitter di un tuo contenuto, io, twitter.com, non mi crea la pagina mia personale, ma rimane sempre la tua pagina. Mentre su Buzz crea un mio articolo, perché il retweet viene, guarda, Anche Francesco aveva vedi? retweetato. No, no, ti abbiamo proprio copiato per ricreare l'ambiente, zero. Il probabile è questo. Infatti eravamo tutti contenti. Ah, Twitter passa, invece no. Era il link di Giorgio Dufollo e hai azzerato tutti i nostri test. La prossima Incidente. volta ditemelo che non lo faccio più. Senti, ultima cosa, schema lo stai Aspetta un attimo. usando? Vai. Schema lo stai usando? Sì, Sentivo prima che Andrea per l'ha implementato sui nostri blog per vedere cosa fa. E ha Ti messo. faccio una domanda al volo. Se io metto le briciole di pane, non mi fai parlare in inglese perché non riesco. Sai che cosa sono? Le bread, come Certo. cavolo si chiama? Ok, non so dirlo in inglese. Se io metto le briciole di pane, secondo lo schema di Google me lo fa vedere nell'esatto momento in cui prende il sito. Quindi pubblico un nuovo sito, esce subito la bread. Con schema, avete visto se fa la solita cosa? Non lo so. Aspetta un attimo. Andrea, mi ha chiesto Deborah Permettimi. se utilizzando schema di Google, la velocità di indicizzazione per cui Google si accorge delle briciole di pane è uguale ai microformati. Sì, dice che se ne accorge subito comunque. Ah, quindi no, niente. Basta Ok. segnalarlo. Perfetto, le mie domande sono finite. Va Thanks. bene, ciao. Grazie. Vediamo, c'è Andrea Cardinali che ha la mano alzata. Vediamo se confermi. Sì, ok, ti metto l'audio, ti tolgo la manina. Ciao Andrea, mi senti? Metti il microfono. Ok, allora scrivimi in chat se non hai. Sì, Andrea dice che va segnalato a Google che hai inserito che utilizzi schema. C'è il microdato, quindi basta che lo segnali. Volevi farmi un'altra domanda però, immagino. La puoi scrivere in chat. Ok, l'ultima mano alzata ce l'ha Irene, però mi sa che ce l'ha alzata da prima. Proviamo. Pronto? Tipo Gerry Scotti. Niente. Va bene. Si vede che aveva alzato la mano da prima. Allora. Perfetto, allora, se non avete altre domande, io posso rispondere altre due o tre. Se non avete altre domande da fare, io vi invio subito le slide con l'articolo che è appena uscito delle raccomandazioni degli amici, eccetera, eccetera. Poi, in pratica, sì, vi metto anche il link per segnalare l'uso dei microformati. Anzi, se me lo scrivi su Twitter così me lo ricordo. Vi metto queste informazioni, poi stasera o domani mattina vi invio la registrazione. Per chi è iscritto alla top, vi ricordo di andare, ve lo mostro, così non c'è dubbio. Di andare
sul blog, perché la maggior parte di voi avete accesso all'area. Qui, webinar, è di registrarvi qui, a questo webinar qui. Va bene, rispondo alle ultime due domande. Qualche risorsa per capire come funziona Schema, su schema.org ci sono tutte le informazioni che puoi trovare. C'è scritto tutto lì perché è uno standard di tra i motori di ricerca che hanno creato, quindi hanno messo tutte le informazioni là. Mi chiede Domenico se usare i principi che ho detto io con WordPress o Joomla cambia qualcosa. No, sono uguali, il CMS non influenza poi il risultato. E se ci sono dei CMS per chi non ha molta esperienza da preferire ad altri per essere meglio visualizzati. WordPress, io lo utilizzo tantissimo. Per quanto riguarda il plugin, potete utilizzare WordPress SEO, che è il miglior plugin per quanto riguarda, insomma, sento l'audio malissimo, me lo sento in cuffia. Allora, sì, WordPress di default gestisce molti di questi tag. L'ultima domanda, Giorgio, potrà avere benefici l'e-commerce con tutto ciò che hai detto oggi? Sì, di sicuro l'e-commerce è un settore molto interessante e tutti i settori del web, secondo me, avranno beneficio da questo. Da tutte queste informazioni, insomma, è ovvio che prima o poi il più uno finirà anche dentro shopping, quindi tenetevi pronti perché anche quello lì sarà un settore che il più uno andrà ad invadere, insomma. Va bene. Allora, vi ringrazio. Se mi scrivete su Twitter le informazioni che vi devo inviare così me le ricordo, potete utilizzare l'hashtag WebinarGT o scrivermi direttamente, così vi invio, insomma, tutto il materiale che vi serve. Vi ricordo che il 28 c'è il webinar con quelli dell'area top e mi potete fare tutte le domande che volete. Vi ringrazio di essere stati queste 2 ore con me e vi auguro un più uno a tutti voi, anzi un più 100, un più 1000. Ottima social sales a voi, buona serata e ci sentiamo il 28. Ciao ciao!